Buonasera e benvenuti al nostro consueto appuntamento dalla Polisportiva Messina. Questa sera il nostro ospite, che ho qui accanto a me, è il regista, il dottore Salvo Grasso, che con grande piacere vi presento, naturalmente assieme al mio compagno di viaggio che è l'amico Giovanni Seia Bisazza. Bene, Salvo Grasso, regista, anche impegnato nel sociale, per passione. Hai coniugato la passione con l'azione. Raccontaci un po' di te, Salvo. Ma io, diciamo che ho avuto sempre questa nevrosi del cinema. Noi abbiamo inaugurato qua un nuovo percorso che all'epoca, circa 15 anni fa, pure 16, con Anna Maura, dove all'epoca non c'era nessun tipo di cinema indipendente, cioè c'era il cinema indipendente ma ancora usciva dalla fase del VHS e poi diciamo che noi col digitale, col primo digitale abbiamo fatto questo esperimento sociale, perché poi è stato un esperimento sociale quello di Anna Maura, dove hanno partecipato i carabinieri anche con le istituzioni. Anna Maura, il tuo primo film? Sì. Quando è uscito, Salvo? 2012, sì, credo, beh, nella Navigagis è 2011, ma poi realmente è 2012. Quindi coltivi la passione sin da ragazzino, da giovane? Sì. O perché... quando scopri questo talento? No, da ragazzino, perché io andavo a filmare in 8 mm i traghetti, mio padre era un comandante dei traghetti, e poi ho partecipato all'epoca con un piccolo corto, L'Emigrante, quando c'era Saletta Milani, c'era il famoso... E però poi, ripeto, con l'avvento del digitale un po', oggi siamo tutti registi col digitale, vorrei vedere se avessimo una reflex in mano, una pellicola, come cambierebbe tutto. Il digitale ci fa diventare tutti artisti. Però c'è ormai tutto è digitale, anche la televisione, come vedi, sì, c'è una mano santa. È un altro mondo rispetto a quello che abbiamo conosciuto tanti anni fa. È una mano santa, però il problema è che la troppa libertà porta poi alla è inversamente proporzionale alla qualità. Dico, perché è vero che il digitale è gestibile, ma è anche vero che se ne fa un uso smodato, per cui... Ma se tornassimo indietro nel passato, rifarebbe questa scelta il dottore Salvo Grasso, che comunque è conosciuto anche per un certo impegno sociale, Salvo, e quindi sia per le varie attività svariate, ma anche operative come medico, dentista. Sì. Quindi la mia domanda adesso, come dire, è un po' punzecchiante, Salvo, nel senso, un giovane che comunque decide di vivere di regia, ok, di cinematografia, allora, soprattutto in questo contesto, ha una potenzialità, secondo te, dico, lasciamo stare quello che è successo nel passato perché non possiamo fare un excursus nel tempo, ma oggi come la vedi questa sfida per i giovani? Perché ci sono sicuramente più centri di formazione, DAMS, università, quindi li vedi, come dire, più diretti per entrare nel mondo del lavoro e quindi vivere di cinema? Ho insegnato 2 anni all'Accademia di Belle Arti Cinematografia e bene o male mi sono reso conto di come che aria tira nella testa dei giovani. Oggi per vivere di cinema non bisogna stare qua, bisogna andarsene su, ma su entrando poi... Roma e Milano. Sì, però anche là i centri sperimentali di cinematografia si sono un po' affinati nell'arte dell'esclusione, perché ho saputo che prendo solo laureati, insomma c'è tutta sta storia, quindi uno che si vuole campare di cinema deve essere uno laureato che entra nel nuovo percorso, nei santuari, diciamo. Poi anche il discorso, le idee dove sono? Cioè, io purtroppo mi sono reso... Allora, io non posso parlare perché il primo film che ho fatto è stato un mafiologico, cioè un mafiologico di quello, però quasi da ridere, perché non ci siamo neanche presi sul serio, insomma. Però il mafiologico, siccome è teatrale, allora tutti questi ragazzini che vogliono raccontare la mafia, manca Canuscio una mafia, dico che cos'è la mafia, vogliono... perché sono tutti cresciuti sotto l'egida di Gomorra, di tutte queste diciamo, pantomime, diciamo, montate d'arte, dove si parla troppo, ma la mafia è fatta da gente che parla poco, di tutte queste chiacchiere, cioè, quindi una... Diciamo, bisogna conoscere anche la storia della mafia. Ma sì, allora le butto basi, sul mafiologico perché è facile, basta sparare, uno muore. Poi non ho mai capito perché tra ammazzare qualcuno e invece fare la parte di quello che muore, la maggior parte dei giovani sono quelli che invece vogliono morire
tra i tavolini. Cioè io ho chiesto, pensavo, ma perché vuoi morire e non puoi sparare? C'è questa cosa che non ho mai capito. Quindi le idee sono poche, ma se noi analizziamo anche il cinema in Italia, cioè il cinema nazionale, cioè c'è una pochezza di autori, la maggior parte diciamo, dei format sono format comprati da Spagna e Francia, quindi sia televisivi però, che... Però Salvo, mi risulta che c'è un problema grosso nell'industria cinematografica italiana, il problema della distribuzione. Mettiamolo in conto, perché ci possono essere i ragazzi magari capaci, pure noi. I meno giovani altrettanto i più capaci, però poi alla fine sbattiamo con questo problema, la distribuzione. Non voglio dire che ci sono i santuari, non voglio dire tante cose, diciamo che siamo in Italia, sì. E quindi anche questo aspetto di un discorso che dovrebbe essere culturale. Distributivo è un fatto che abbiamo sofferto pure noi, tant'è vero che io e Luigi Stancanelli siamo distribuzione, siamo autodistribuiti il film Il Bonisti in tutta la Sicilia, siamo arrivati addirittura alla distribuzione in delivery, che non è una cosa che danno a tutti. Il fatto distributivo è adesso un problema che purtroppo è una lobby. Però anche là. Non è cambiato nulla negli anni, ecco, diciamolo apertamente. No, però siccome si sono resi conto che ormai la vera distribuzione, cioè le case di distribuzione hanno capito che ormai si autodistribuiscono i film, i film indipendenti, lo fanno in streaming online o nei canali social. Quindi, ormai non abbiamo nuove possibilità. Questo è stato uno schiaffo, una virata che è andata a sfavore delle grandi distribuzioni, perché parliamoci chiaramente, ormai al cinema chi ci va? E allora ormai i canali sono, come si chiamano, Sky, questi sì, qua, sì, vabbè, i canali televisivi, se i canali televisivi che sono i loro salotto, altri tipi, esatto. Quindi la magia del cinema sta diventando. C'è un po' una ripresa, un po' una passione. Ma io dico che al cinema si va per vedere i film, diciamo, io non ho ancora capito che cosa vogliono le persone. Non ho mai vanno al cinema perché? Per vedere... È anche una moda però, eh? È anche una moda, andiamo al cinema. Diciamo. Poi bisogna vedere cosa significa questo andare al cinema. O si vogliono emozionare, ma si emozionano con poco. I film di Ozbedek, ma è un target più femminile, insomma. O i film d'azione, per esempio, i film d'azione se non sono americani. In Italia non ce n'è azione. Io nel mio piccolo l'ho fatto all'epoca, ma in modo molto materiale, casalingo. Però anche il pubblico stesso non sa che cosa vuole. Adesso colgo l'occasione, ma già forse quando, non so se il giorno 6 c'è stato il Festival del Cinema Italiano a Patti, mi pare. Sì, qua in provincia di Messina. Quindi, che è stato ovviamente un evento dove io ho partecipato anche con un documentario, che è un evento in ogni caso utile per la città, per il territorio, per il territorio nostro, diciamo. La città diciamo che conta poco. Ma anche là c'è una ressa di grandi nomi, Ornella Muti, evidentemente questo è un segnale perché si stanno cercando di appropriare di anche loro, le vecchie glorie del nuovo cinema che è sempre col target di un cinema grande, no? I film in concorso sono stati belli, però anche uno sguardo al cinema indipendente lo fanno, quindi sta cambiando qualcosa. No, perché poi il cinema indipendente è abbastanza cospicuo in Italia, se guardiamo la produzione che c'è, certo, nel nostro paese, quindi dovrebbe avere una presenza anche ufficiale in maniera totalmente diversa rispetto a quello che vediamo. C'è una distribuzione indipendente, c'è la distribuzione indipendente, però è sempre però anche là è una strada parallela rispetto a quella diciamo ufficiale, ecco. Io non posso distribuire un film se non è fatto con certi canoni, certi criteri. I criteri sono tecnici, poi se ci sono criteri legati anche alla presenza di qualche nome, quello conta molto, però i grandi nomi comunque si prestano al cinema indipendente, anche abbastanza il cachet, insomma il periodo è favorevole. A questo punto la domanda nasce spontanea, il tuo regista preferito? Io sono un po' retro, nel senso me... E naturalmente anche il tuo film preferito? Allora, in Italia, se parliamo di commedia all'italiana, Monicelli, Mario Monicelli, Steno, vabbè, quelli sono i nostri maestri, ma perché peraltro hanno avuto una visione di
una visione storica dell'Italia, cioè hanno adattato la commedia alla parte storica. È un'Italia che non c'è più, quindi. Ma quelli esseri li metterei da parte, perché sono quelli che piacciono a tutti, sono quelli grandi, quindi il Tarantino. Diciamo che la tua come dire, è una interpretazione della realtà anche del contesto sociale nel quale viviamo, perché sia a partire da Anna Maur, ma altri film, ma corti metraggi che tu hai realizzato, documentari, per esempio Messina Bendata, cioè io ho notato, ma penso un po' tutti, che comunque c'è una, come dire, un'attenzione al territorio. Quindi Salvo Grasso cosa vuole rappresentare? Cioè qual è la visione che vuole fornire della propria terra? C'è una speranza, c'è la possibilità attraverso la bellezza di migliorarsi. Siamo qua a mare, giusto? Qua. Io sono nato a Messina, non sono messinese di estrazione, però sono di Messina. Sono sempre rimasto, ci sono cresciuto. Chi cresce in questa città, in questo territorio, ma l'ho detto pure nel documentario, chi cresce in questo territorio ne assorbe comunque una forma di energia strana, che poi può anche, diciamo, sdatentizzarsi in una visione. Io, siccome sono sensibile a questa cosa, dico sempre che la mia città merita di essere raccontata, merita di essere in qualche modo celebrata. Poi ognuno lo può fare come si vuole, va, dico. Salvo lo dice faccio bene o faccio male, non è importante. Salvo dice che siamo a mare, in effetti siamo a mare, in spiaggia. Siamo nella sede della Polisportiva Messina, sentite urlare gli allenatori che stanno naturalmente facendo il loro lavoro, c'è il fischio per, come dire, dirigere i lavori in piscina, in questo caso c'è una partitella di pallanuoto, no? Mi fa piacere ricordare, anzi ringraziare ancora la Polisportiva che ci ospita in questa serie di trasmissioni, ovviamente in compagnia di Gianni Lello. E niente, venite a vedere questo impianto meraviglioso di proprietà dove si lavora tutta la giornata per tutto il periodo estivo e ci sono una marea di possibilità, non voglio fare lo spot pubblicitario, però sono parecchie pubblicità. Siamo qua. E ringraziamo naturalmente gli amici della Polisportiva. Che conoscevo peraltro questo posto, che è molto bello, da un bel po' che c'è. 1982, sì, perché, inaugurazione della piscina. Mi ricordo mio padre ancora, mi portava qua, mi spiace, non mi ricordo delle piscine. Quando non c'era la piscina c'era il nuoto a mare. Sicuramente. C'era il nuoto a mare, sì, esatto. Sì, ora mi stai facendo. Senti, invece io Salvo voglio fare intanto i complimenti per la tua attività in genere. Grazie. Ma ho visto recentemente, Jenny lo sa, il corto riguardante il problema dei cani, dell'abbandono, che tra l'altro ha dato spunto anche ad un convegno. Ma quello dei cani, allora io... No, fatto molto bene, anche tecnicamente, perché certe volte le produzioni locali peccano da certi punti di vista. No, ma là devo dire, io sono lionista come la mia compagna Carlotta, e la colpa è di Carlotta. Perché la lotta mi ha istradato praticamente in questa forma di racconti, narrazioni. Carlotta è qui, la salutiamo, perché visto che l'abbiamo tirata dentro. Lei l'ha sceneggiato, anzi mi sta dando una mano nella sceneggiatura, è bravissima anche nella composizione, quindi è una mano santa che mi scarica dal fatto tecnico. No, perché poi dico, al di là del fatto tecnico, dico una mia, quello che ho provato vedendo il corto, che comunque trasmette emozione. Cioè ti ha coinvolto soprattutto per chi ama gli animali, ama naturalmente il cani, discorso dei cani specifico. È un discorso che peraltro per noi e dare emozione non è facile, talvolta si è freddi. Io me lo pongo al montaggio il fatto della spettacolarità, io ho sempre avuto in testa questa cosa, la spettacolarità, perché deve essere un qualcosa che deve coinvolgere. Però dico, ripeto, noi Lions adesso stiamo entrando con un percorso, abbiamo detto una volta, un percorso narrativo nuovo, quindi anche per rinnovare un po', insomma, le cose, perché non si chiacchiera e basta, invece si deve essere utile anche nella... Assolutamente. Se volessimo lanciare un messaggio ai giovani... Anzi, devo dire che anche la FIDAP ha partecipato, c'eri tu, quindi avvicinatevi anche al sociale attraverso questi contesti organizzativi, questo associazionismo. I giovani si avvicinano con l'arte, con la narrazione giusta, perché non è, cioè, i giovani hanno bisogno di una narrazione giusta, mirata. E poi no, volevo parlare dei buonisti, perché è una cosa che mi è rimasta nel cuore, lavorare con
fatemi voi la domanda. No, io più che domanda invece. No, io più che domanda. Faccio domande da sole. No, io più che domanda volevo dire un'altra cosa. Stavo sorridendo un po' perché mi veniva in mente che io dovevo partecipare all'Anna Maura. Se ah, ti sì, ricordi, sì, mi ricordo. Sì, poi sì. Purtroppo non fu possibile per motivi personali. Certo, miei. Anche la selezione degli attori alla fine diventa un colpo importante. No, ma lui perché tu volevi fare l'attore, Giovanni? No, non mi dire. No, sono due cose totalmente diverse. Anzi, dico che chi fa questo lavoro, magari il tuo sogno nel cassetto. Non è, non è a mio avviso un ottimo attore e viceversa, perché lì c'è una sceneggiatura, c'è comunque. Vabbè, ma Anna Maura è stato, ripeto, un esperimento sociale, perché io mi raccoglievo le persone per strada, ci andiamo a girare, ma neanche noi sapevamo che cosa dovevamo fare. Poi sul momento nasceva l'estro. Vabbè, ma anche quello ci vuole. Allora, mi pare che abbiamo solo due minuti, eccolo là, già mi fanno i cenni. Una domanda gliela dobbiamo fare. Ma assolutamente. Finale tutto tuo. No, semplicemente vai. C'è un sogno nel cassetto? Ci vuoi spoilerare qualcosa? Qual è il prossimo progetto? Il sogno nel cassetto. Questa è la domanda peggiore che potevi fare. Il sogno nel cassetto. Ormai che magari non ne vuoi alla mia mai età. Smettere di sognare, Salvo. Io posso avere più che sogno nel cassetto, ormai la mia professione ce l'ho. Parlo di regia. Posso avere dei progetti, sì. Progetti ci sono dei progetti cinematografici. Adesso uscirà questo? Anche Radica Chic, che è un po' vecchiotto, girato 6 anni fa, deve uscire in qualche modo. C'è Francesco Benigno, Giulia Ielo. Noi abbiamo in progetto di fare un bel lavoro. Tranquillo o incazzato? Benigno. Facciamo vedere. va bene. Un bravo ragazzo. Ah, siccome ultimamente c'è stato un po'. Va bene, ma anche là fa parte del personaggio, anzi, poi ci guarderà e darà pure ragione. Lo salutiamo se eventualmente dovesse. Io no, noi abbiamo in progetto di fare un bel lavoretto, un poliziottesco, stiamo scrivendo con Carlotta. Speriamo che. Speriamo anche di parlarne presto. Sì, non dico nulla. L'avevamo capito. Allora, tanto ringrazio Salvo per la presenza questa sera. Io il mio sogno nel cassetto invece l'ho realizzato ed era fare programma con lei. Ah. Grande, meraviglioso. Finale. Mi fai emozionare, Giovanni. Meraviglioso. Questa è emozione pura. Emozione pura. Alla prossima settimana con un altro ospite. Ciao Jenny, ciao Salvo. E alla prossima settimana. Vi aspettiamo. Grazie, prossima settimana.